sono incontrati stamani in una riunione operativa al Teatro della Compagnia di Firenze la giunta regionale e i sindaci di tutta la Toscana, oltre ai rappresentanti di ANCI e UPI, per parlare dei progetti relativi al PNRR. 6 le missioni in cui dovranno essere investiti i fondi europei, che ammonteranno a oltre 1,5 miliardi. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute. Noi abbiamo bisogno che siano informati tutti i sindaci e gli operatori che possono poi realizzare progetti e quindi farli finanziare, perché l'obiettivo riguarda maggioranza, opposizione, sindaci di centrodestra, di centrosinistra, sindaci civici, è poter portare più risorse possibili sul territorio. E io ho stimolato a fare molti progetti, perché quelli che non entreranno nel PNRR possono entrare nei fondi strutturali 2021-2027. Ho visto molta costruttività nel lavoro dei sindaci come un corpo umano, quello che deve essere il PNRR nella realtà italiana e regionale, ovvero noi abbiamo attraverso le missioni in qualche modo messo in chiaro quali sono l'aorta, le vene, ovvero le arterie più forti, ma ora si tratta di passare alle varie articolazioni del corpo e sempre più attraverso i capillari, perché le risorse entrino a favorire quello che è uno sviluppo proprio di tutte le articolazioni di una Toscana e di un'Italia diffusa. Più che una riunione per discutere, una riunione operativa e soprattutto un gioco di squadra, al di là delle opzioni politiche e culturali. Più preoccupato invece il presidente ANCI Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, che chiede più risorse per i comuni, meno burocrazia e più coraggio, a partire dall'assunzione del personale, perché il tempo stringe. Da qui la proposta di utilizzare anche risorse esterne per supportare i comuni sui progetti del PNRR, non escludendo il privato.